Buongiorno a tutti, sono Davide Trabucco, insegnante di materie umanistiche presso l'Istituto Sant'Andrea di Genova San Pier d'Arena. Oggi vi parlerò di un fatto che forse poche persone conoscono, ma è molto importante per Genova, per la Liguria e anche per l'Italia. Prendo spunto per l'argomento che voglio trattare direttamente dalla poesia di uno dei maggiori poeti contemporanei, un poeta genovese, Edoardo Sanguinetti, nato a Genova nel 1930 e morto a Genova nel 2010. Edoardo Sanguinetti scrisse una poesia per la giornata in questione di cui vi voglio parlare e la chiamò proprio 8 maggio 1898. Vediamo insieme che cosa è successo questa data, proprio con le parole del poeta. Ma che cose e che casi! L'8 maggio il Genoa vinse l'Internazionale 2-1 e fu il felice protosaggio del nostro campionato. Il generale telegrafò quella serata stessa. Il governo può essere tranquillo. Era il Bava, era il Boia. È ormai repressa la ribellione e il calcio è al primo strillo. Ora, che cosa abbiamo capito quindi dalla lettura di questa poesia? Edoardo Sanguinetti mette a confronto due eventi avvenuti nella stessa giornata, ma diametralmente opposti. Cioè, da una parte un evento molto felice e dall'altra parte un evento tragico. Partiamo subito dall'evento felice. Come avrete capito, l'8 maggio 1898 si disputò il primo campionato di calcio nella storia del nostro paese. E protagonista di questo campionato di calcio vi fu una squadra genovese, il Genoa, nato nel 1893. Quante squadre parteciparono a questo campionato? Innanzitutto dobbiamo dire che il campionato si disputò in una sola giornata, proprio l'8 maggio, e a questo campionato vi parteciparono 4 squadre, 3 squadre di Torino, l'Internazionale Torino, la Ginnastica Torino e la Torinese, e l'altra partecipante fu proprio il Genoa Cricket and Football Club, nato nel 1893. È così che l'8 maggio 1898, con grande attesa, perché comunque il calcio era già uno sport importante in Italia, con grande attesa si disputa il primo campionato di calcio. Si disputa al Velodromo di Torino. Le partite si giocano nella stessa giornata, si disputa un quadrangolare. In finale vanno il Genoa e l'Internazionale Torino. La partita è veramente accesa. Ai tempi regolamentari termina con il risultato di 1-1. Sono necessari addirittura i tempi supplementari per capire chi possa vincere il primo scudetto, che poi in realtà non fu uno scudetto, fu una coppa che venne data al vincitore, però comunque il primo campionato italiano. Ai tempi supplementari il Genoa segnò il gol decisivo, il gol del 2-1, e il Genoa poté fregiarsi del primo campionato italiano. Protagonista della vittoria di questo primo campionato fu il medico fondatore del Genoa, James Spensley, che all'epoca giocava come difensore nel Genoa, ma in quella partita fece addirittura gli straordinari. Non solo fece gol nella finale, ma a un certo punto dovette sostituire un suo compagno infortunato in porta e lo sostituì proprio lui come portiere. Quindi parliamo di Spensley come di un personaggio straordinario, straordinario in campo e fuori dal campo. Quindi, a fianco a questo evento veramente importante per Genova, per la Liguria, per tutta Italia, un evento felice comunque, come può essere la nascita del primo campionato di calcio, dall'altra parte abbiamo a che fare con un evento veramente tragico. Uno degli eventi più tragici nella storia del nostro paese. Cos'è successo quella stessa giornata? Mentre a Torino si disputa il primo campionato di calcio, a Milano c'è una rivolta. I rivoltosi che cosa chiedono? Non chiedono chissà che cosa, chiedono semplicemente maggiori garanzie, più cibo. Il cibo scarseggia, manca il pane. Infatti la rivolta che venne fatta nel 1898 passa alla storia con il nome di rivolta dello stomaco, proprio perché le persone chiedevano al governo, chiedevano allo Stato italiano più cibo, chiedevano più garanzie, una vita migliore chiedevano, e quindi in piazza quel giorno a Milano scendono scioperanti, ma persone comuni, donne, bambini,
che chiedono il pane, chiedono, non chiedono nient'altro. Bisogna capire che quelli sono anni molto difficili per il Regno d'Italia. Sono anni difficili che nascono da un decennio veramente difficile. Il governo italiano, qualche anno prima, guidato da Francesco Crispi, voleva rendere l'Italia un paese comunque rispettato all'estero. E quindi, per essere rispettati all'estero, all'epoca l'unica politica che si potesse fare era la politica coloniale. Il Regno d'Italia voleva a tutti i costi rendere l'Italia una grande potenza. E quindi ci fu la corsa all'Africa, ci fu chiaramente, con l'interesse per l'Italia verso quegli stati che ancora adesso fanno parte del Corno d'Africa, Eritrea, Somalia, Etiopia. Ebbene, purtroppo la politica coloniale però aveva un costo ingente. E mentre l'Italia comunque versava in una condizione economica difficile, il governo italiano destinava la maggior parte delle risorse alla politica coloniale. Con quale risultato? L'Italia purtroppo non era una grande potenza, non aveva grandi risorse e il risultato fu la terribile sconfitta di Adua nel 1896, in cui l'esercito italiano perse contro gli etiopi guidati dal Negus Menelik. Fu una sconfitta bruciante, non solo per le conseguenze economiche, ma anche per le conseguenze di immagine che ebbe il nostro paese. Crispi fu costretto alle dimissioni e l'Italia negli anni seguenti dovette affrontare una pericolosa crisi economica. La gente, ve l'ho detto, non aveva lavoro, c'erano tanti disoccupati, non aveva neanche il pane. A questo punto quindi si arrivò a quella fatidica giornata. 8 maggio 1898. C'erano già stati tantissimi scioperi in tutta Italia. E il governo come rispondeva a questi scioperi? Nel sangue. Il governo all'epoca usava il pugno di ferro. Non si cercava il dialogo con gli scioperanti. All'epoca gli scioperanti si uccidevano. A Milano quel giorno siamo all'apice di questo percorso. Molto triste purtroppo per il nostro paese. In piazza scendono tantissimi scioperanti a chiedere, come vi ho detto, migliori condizioni. Sono tantissimi. Si racconta nelle fonti che tutta Milano partecipa solidale agli scioperanti. Quel giorno lì c'è l'esercito a presidiare quel corteo dove ci sono tantissime persone, dove vi ho detto, come vi ho detto, partecipa la Milano intera. Arriva il proclama del governo. C'è lo stato d'assedio a Milano. Il generale all'epoca è Bava Beccaris. È lui il generale incaricato di controllare che lo sciopero vada nella maniera migliore. Non appena il governo proclama lo stato d'assedio, il generale Bava Beccaris sa cosa fare. A quel punto dice di puntare l'artiglieria contro gli scioperanti. Il cannoneggiamento è compiuto. Le fonti non ci raccontano il numero esatto dei morti, ma a quello che sembra ci sono ben 350 morti, più di un migliaio di feriti, e vi ripeto, non si sa se il numero di queste vittime sia esatto. Fu una delle pagine più tragiche e tristi del paese, e il poeta Edoardo Sanguinetti l'ha voluta ricordare appositamente in questa poesia, quasi come per ricordare che in quella stessa giornata l'Italia viveva due stati d'animo opposti. Da una parte l'inizio del gioco del calcio, un gioco, lo sport più amato dagli italiani comunque, una pagina molto felice, come vi ho detto, per Genova, per la Liguria e per l'Italia. E dall'altra parte una delle pagine più tragiche del nostro paese. Io vi rileggo proprio questo passo della poesia. Sanguinetti dice: il governo può essere tranquillo, era il Bava, era il boia. Bava Beccaris, il generale che reprime lo sciopero, che viene considerato alla stregua di un boia. Un generale che in quel momento, invece di un generale e il governo comunque ugualmente colpevoli, che non hanno capito le legittime ragioni degli scioperanti e non hanno esitato a fare fuoco su una folla innocente. Una folla, vi ripeto, anche composta da donne, bambini. Fu il principio, ve l'ho detto, fu il principio, non fu l'esito, fu il principio comunque di un periodo drammatico per l'Italia che si concluse nel 1900 con l'assassinio del re d'Italia Umberto I. Questo può far capire come fosse difficile la situazione nell'Italia dell'epoca.
E questa è una pagina di storia che va ricordata, spesso viene dimenticata, ma deve essere comunque ricordata. E solo Sanguinetti con la sua penna poteva esprimere appieno in una poesia quelli che sono stati gli stati d'animo di quella giornata, di un'Italia felice e di un'Italia lacerata nel profondo. Edoardo Sanguinetti, 8 maggio 1898. Per quello che mi riguarda, questa lezione si conclude qui. Spero che vi sia piaciuta e ovviamente vi auguro una buona giornata. Alla prossima lezione.